bolliti, arrosti, trippa, fagioli con le codiche, è una riscoperta del gusto o a far capire che si può mangiare diversamente? No, è una riscoperta del gusto, però fatta in un certo modo. I fagioli con le codiche è un po' meno, che quasi è più, però la trippa, la coratella, questi quinti e quarti, lavora bolliti, lavora in un certo modo, facce col stracotto, stracotta la scapescia, stracotta il vino rosso, cioè prende, lavorarlo un po' in cucina è veramente una riscoperta del gusto. Ho visto che Manuel, il tuo genero, fa la bistecca di maiale e lascia la cotenna sulla bistecca. Perché? La cotenna si lascia sulla bistecca soltanto per una questione di immagine, perché diciamo, è tipica delle nostre zone lasciarci la cotenna, perché quando diventa croccante, diciamo che il contadino se la tiene in bocca per tipo una sigaretta. Certo. Rimaneva il gusto per rimaneva tempo. Il gusto per un po' di tempo. Questo siamo, ecco, lo slogan finale. E allora abbiamo riportato questa usanza. Che tipo di maiale usate? Ma noi il maiale che usiamo è un maiale che ci fornisce il nostro allevatore vicino casa, che ritira il nostro siero. E allora questo maiale lo usiamo, è un maiale normale qui di Spoleto, tipico delle zone nostre, insomma, ecco. Allora, questa è la tua nipotina? La mia nipotina si chiama Giorgia. Giorgia, e è la figlia di Marta e Emanuele. Sei arrivato, io ti sono venuto incontro e tu mi hai fatto vedere un assegno. Era un bel assegno a 365 giorni. E tu mi hai detto: non si può vivere così, non si può essere succubi di chi ha i soldi e non ti paga. Questo è stato l'inizio dell'intervista, quando mi fa... questo è stato il motivo per cui mi ha spinto a cambiare rotta con tanti sacrifici. E ti ho detto: e faccio la guerra del Don Chisciotte, che sono rimasto solo io che faccio questo gran, che cerco di fare poi per il mio bene, per l'azienda e per i 60 dipendenti che ci lavoro, non è che lo faccio per arricchirmi io, che io un giorno era, però cerco di portare avanti un progetto e vorrei portarlo fino alla fine, però mi stanno ostacolando in tanti. E l'ultima volta che sono stato a cena da te con il professore mi dicevi che il cuoco, che non si può dire chi sia il cuoco, per quanto riguarda la carbonara, inizia a sgrassare un po' quello che è la carbonara, non raccogliendo tutto il sudato del barbozzo, ma raccogliendone il 50%, perché altrimenti diventa troppo pesante. E come mai questa cosa? Ma questa è un'altra cosa della cucina che io sono cresciuto e ci sono stato in mezzo per tanti anni, che quando mia nonna mi faceva la carbonara, che ero bambino, mi piaceva tanto, e gli dicevo come, guardavo come faceva, e lei mi diceva: per farla essere più leggera andava a sgrassare un pochettino il sudato del barbozzo, cioè, perché sennò rimane troppo pesante, troppo grasso animale. Questa era la frase, l'ho riportata tal quale e ha riscontrato nel consumatore un piacevole degustazione della carbonara. Strangozzi sono i nostri, le uova sono le nostre, le barbazze sono le nostre, e perciò ha riscontrato, perlomeno il consumatore chiede spesso, anche a mezzanotte, fammi una carbonara. Poi i nostri piatti sono abbastanza abbondanti, prosperosi e gentili, insomma.